Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi sembra iniziare con una grande professione di fede da parte dei discepoli. Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno di che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. La fede in questi discepoli sembra coincidere con la fine di tutte le possibili domande. Il rischio che noi corriamo nel cammino di fede è quello di voler incasellare in definizioni precise la nostra conoscenza di Gesù. E crediamo che queste certezze ci mettano al riparo da qualsiasi imprevisto. Vogliamo incorniciare Dio a nostra misura. Ma questo non è più il Dio di Gesù. Per questo Gesù frena subito l'entusiasmo di una professione di fede così. Adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Credi di aver capito tutto e invece non hai capito niente. È lo scotto che hanno vissuto i discepoli durante la passione. Lo abbandonano perché Gesù durante la passione non corrisponde all'idea che si erano fatta di lui. La passione metterà in discussione tutto. Allora, avere fede non significa smettere di avere domande o aver capito tutto. Avere fede significa fare continuamente memoria che qualunque cosa accada, o per quanto possiamo perdere il bandolo della matassa dei nostri ragionamenti, Cristo ha già vinto tutto. La memoria della sua vittoria su ogni cosa deve far crescere in noi non la convinzione delle idee, ma la pace in lui. Un credente è un uomo a cui nessuno può togliere la pace che ha in fondo al cuore. È questa la vera forza di un cristiano. Ma se perdiamo la pace, allora tutto diventa pericoloso, anche le cose belle. Infatti, chi non ha la pace in fondo al cuore entra in conflitto con tutto, anche con ciò che di bello c'è nella sua vita. Chi è Cristo ha la pace, e questa pace rimane in piedi anche in mezzo ai dubbi, alle prove, alle difficoltà. Chi è Cristo ha l'essenziale per cui la vita vale la pena. In questo senso dovremmo chiederci se la nostra fede ci ha portato pace o solo informazioni su Dio.